Partiamo innanzitutto dal posti di lavoro. 325.000 sarebbero quelli nuovi, secondo i dati forniti dal governo, grazie all'applicazione del Jobs Act. In realtà, insomma, pare che sia una partita di giro, è così? È in buona parte per noi una partita di giro. Al di là della guerra dei dati che è scoppiata già quest'estate fra il ministro Poletti, l'Istat, l'Inps, e io credo che da questo punto di vista il dato certificato sia esclusivamente quello dell'Istat, ma al di là di questo il dato è assolutamente, come dire, zavorrato da una buona parte di queste assunzioni, una gran parte di queste assunzioni, che è quella della stabilizzazione dei lavoratori flessibili. Quindi ad oggi, anche se secondo me è prematuro avere delle, come dire, delle indicazioni di fondo, tenuto conto che il Jobs Act è partito a marzo, però oggi registriamo più un consolidamento che delle nuove assunzioni. Noi avremmo gradito che, per esempio, nella legge di stabilità ci fosse la possibilità di, anziché di mantenere per esempio lo sgravio per le imprese che assumeranno anche l'anno prossimo, sia pure con un forte sconto, di avere un ragionamento di aiuto alle aziende che facessero, che avessero fatto in questo caso nuova occupazione, quindi sgravio di fronte a soluzioni di vera occupazione. Questo ci sembrava una soluzione più importante. Non è stata così, il governo ha voluto mantenere questa logica dello sconto sulle assunzioni, non più degli 8.000 euro per i prossimi 3 anni, ma con una forte riduzione. Vedremo come andrà, ma ripeto, oggi il dato è effettivamente molto, molto contenuto.